Ciao ragazzi, bentornati su Kingdom Hearts Re Chain of Memories. Nello scorso episodio abbiamo fatto la balena e in questo episodio andremo nell'ultimo mondo. La città di Halloween. Caspita, non mi piace questo posto. Scommetto che brulica di fantasmi. E allora? Non c'è da preoccuparsi. Se sai già che ci sono, non ti spaventeranno. Nemmeno i fantasmi veri riescono più a spaventarci. Se ci dessero un'occhiata, sarebbero loro a scappare dalla paura. Lo pensi davvero? Fidati! Benvenuti nella città di Halloween! Quack! Un fantasma! Ehi, erano secoli che non sentivo un urlo così. Se è così facile spaventarti, mi divertirò un mondo! Scusate, non mi sono presentato. Sono Jack Skeletron e questa è la città di Halloween. Per la gente del posto, sono il re delle zucche. Se volete brividi e orrore, siete arrivati nel posto giusto. Beh, no, grazie. Peccato, perché al momento abbiamo un problemino qui in città. Che tipo di problema? Beh, tipo questo. Yeah! Ed ecco qui la città di Halloween. E so già che YouTube mi sparerà il copyright. Ah, vabbè. Che comunque non è un copyright di coso, ma questo ne parleremo. Comunque, ecco a voi nuovi amici. Intanto, esatto, ho modificato il mazzo, ma questo lo vedremo dopo. Allora, incrocio sonico, però voglio, se ovviamente si facessero colpire nemici. Oioi. Allora, andiamo in fretta. Comunque, no, dei nemici ve ne parlerò dopo, sì. Allora, cerchiamo di andare letteralmente in fretta perché questo mondo, mio Dio, se è lungo, è veramente lungo. Allora, vai, forza. O meglio, questo piano è lungo. Oh mio Dio, quanto vi odio. No. Allora, 1, 2. Forza. Ah, distruggeli il colpo di grazia. Che ti passa per la testa? Perché hai chiamato gli Heartless? Non li ho chiamati. Sapevo solo che sarebbero arrivati. A dire il vero, vorrei tanto liberarmene. Si aggirano per la città e attaccano la gente invece di limitarsi a spaventarla. Perché sono qui? Stavo proprio andando a chiederlo al dottor Finkelstein. Sto andando al suo laboratorio, seguitemi. Sora, cosa facciamo? Credo sia meglio andare. Non mi piace. E se ci stesse portando dagli Heartless? Tombola, mi avete scoperto! Quack! Era uno scherzo. Ora andiamo.
E dopo aver fatto sentire la intro di This is Halloween, so già che YouTube mi sparerà il copyright di coso, però vabbè. Allora, vi presento Jack Skeletron. Sorpresa! Jack lancia fuoco a Buferara, Tuona o Antimara. È molto potente, Jack. Molto potente. Comunque, il trucco che abbiamo ottenuto intanto, questo è Dumbo Splash. Dumbo spruzza acqua, spruzza d'acqua i nemici e infligge loro danni di elemento ghiaccio per un certo intervallo di tempo. Sì, non fa altro, Dumbo è praticamente inutile, non ho trovato mai utilità per Dumbo, davvero. Vabbè, comunque, Dumbo livello 3 spruzza ghiaccio, fa più danni e dura di più. Sì, l'unica cosa che fa Splash di livello 2 è durare leggermente di più e basta. Ora, ecco qua, intanto Red Fuoco, che abbiamo ottenuto nello scorso mondo. Terrore. Utilizza nemici e li spinge a tenersi a distanza. Ora, ci sono due tipi di trucchi di questo. Carta invocazione Jack. Quindi io metto due Simba e carta Jack. Se no, Simba, Mushu, carta oggetto. Ora, Mushu si vedrà molto più in là. Stessa cosa della carta oggetto che vedete. Però, se voi cercate di utilizzare questa combo, si attiverà sempre carta invocazione doppia e Jack. Però, fuori da questo mondo, dovete per forza usare la seconda combo che vedete, senza Jack. Quindi sì, ora, nemici che ci sono, intanto, vabbè, allora, qui ci sono di nemici nuovi, i Wignite, e mio Dio quanto è inquietante la faccia del, dell'Indagaspettro, in modalità Nightmare, cioè davvero è bellissima, è stata fatta davvero bene, la versione non Final Mix. Comunque, per vostra informazione sto registrando dopo lo scorso episodio, quindi se notate che ho, come dire, non è che parlo tanto, a parte vabbè per il copyright che mi spareranno, che so già. Comunque, sì, a parte questo del copyright, vabbè, ignoratelo. Questa mia leggera rabbia contro il copyright, perché anche se mettete 5 secondi di coso sparano il copyright, quindi... vabbè, non importa. Allora, non ho colpito nessun altro, va bene. Allora, doppio paperino. Mio Dio. Allora, questo è un altro nemico che odio, ovvero distruggili, paperino. Il gargoyle. Il gargoyle lo odio, non sapete quanto. Mio Dio. Ah, cioè, guardate quanto danno fa. Fa troppo danno. Mio Dio. Ok, allora, no, mio Dio. Ok, allora, oi oi, ce l'ho fatta. Ho già di nuovo le carte mappa piene. Allora, dicevo, se il gioco mi permette di andare avanti senza urlare. Allora, questo mondo, guardate quanto è largo. Allora, questa è la chiave del principio. Questa, se mi ricordo, è la chiave della via. E questa è la chiave del boss. Ora, un lato positivo è che taglierò tutte queste lotte. Tutte queste. O meglio, farò questa stanza che sarà una stanza di lotta, questa stanza che sarà una stanza di tesoro, boh. Poi se non esce la carta del mondo, il Keyblade del mondo, farò un'altra stanza del tesoro, perché ne ho davvero troppe. Combattimento e poi qua. Perché davvero... wow! Comunque, dicevo... gli Heartless che ci sono qui. Allora, gli Heartless nuovi che ci sono
Il Wignite, che è il quello lì che vedete, bianco. Poi il Gargoyle e basta. Vabbè, l'Indaga Spettro che si è visto nello scorso episodio. Punti vita sempre. Forse dovrò aumentarlo un'altra volta. Vabbè, vedrò. Perché tanto c'ho anche l'allenamento off camera, quindi se. Poi un secondo. Ok, niente. Allora, dicevo, poi se ovviamente. Ok, allora ve l'ho fatto vedere senza dirvelo, ma queste zucche. Ok, 4, bene. Dicevo, queste zucche fanno robe, ovvero sono delle specie di come si chiamano? Insomma, sono specie di barili. Ora, i gargoyle cosa fanno? Io odio i gargoyle, ma danno l'abilità, danno la mossa invisibilità. Vanish dovrebbe essere in inglese. Cosa fa? Praticamente vi rende intoccabili, vi rende invisibili. Ed è davvero fantastica, perché? Perché praticamente non venite toccati. Attenzione alla cascata, perché rompe. Alla cascata, alla fontana. E alla fine cosa fa? Vi rende impercettibili ai nemici. I nemici cercheranno di colpirvi, cosa che non succederà. Ora, ok, sono rimasti. Allora, attenzione. Adesso terrore. E ora i nemici vi staranno alla larga. Questo è il trucco terrore. Dura poco, per, ripeto, pochissimo. Non dovrebbe funzionare con i boss, ovviamente, come dire. Però è potente, potente. Può essere usato in maniera strategica. Però sì. Me, sinceramente me. Ora perfetto. A parte questo, nient'altro, vero? Il Wignite. Il Wignite vi dà leggiadria? Non mi ricordo come si chiama l'abilità. Però pressa poco vi fa, come dire. Oi oi, ora si ricomincia, eh. Oi, oh mio Dio. Forza. Ok, oh, il Gargoyle. Perfetto. Allora, dicevo, intanto, mio Dio, quanto danno mi hanno fatto. Assolutamente, intanto le lanterne si possono colpire vita, grazie. Mamma mia. Avete visto quanto danno fanno quei cosi? Allora. Ok, Simba. Allora, dicevo, i Wignite danno l'abilità leggiadria. Non mi ricordo come si chiama, sinceramente. Ora come ora c'ho un lapsus. Fai veramente schifo. Gioco, fai veramente schifo. Potevi darmi il Wignite? No, mi hai dato questa che ho già. Fai veramente ribrezzo. Cioè, vabbè, già io odio il Wignite. Cioè, no, non il Wignite. Odio il Gargoyle. Però me ne dai due, fai veramente schifo. Gioco, io ti odio. O meglio, Region of Memories. Io odio Region of Memories, perfetto. Cioè, che cavolo? Ce l'ho già quella carta, non darmela. Comunque, sì, direi stanza di combattimento e poi vediamo. Allora, Gargoyle rende invisibili e riduce la possibilità di essere colpiti. La probabilità di essere colpiti. Costa 30, è fantastica. Però dura una ricarica, ma chi se ne frega. Io la odio comunque. Allora, ma sì, ve la faccio vedere, dai, tanto. Mio Dio, sono già a 15 minuti, devo muovere, muovere, davvero. Allora, oscurità infinita. Qui ci sono tantissimi shadow. Ce ne sono davvero, davvero tanti. Quasi infiniti. E spawnano, come vedete, ne spawnano tanti. Ora, più in là questa stanza sarà utile per la sua, se si può dire, facilità a sconfiggere nemici.
se ovviamente riuscivo a eliminarli. Ok, che carta è? Dolce scrigno buono. Comunque dicevo, è orribile, davvero orribile questa stanza. Ok. Perché poi ora, a parte sono solo shadow, quindi carte 1 è facile da fare, insomma. Però mio Dio, quando stanno così è orribile. Poi non si vede neanche dov'è l'uscita, o meglio, il lato della fuga. Davvero, questa è una carta secondo me orribile. È utile per usare i trucchi, per sperimentare i trucchi, ma davvero secondo me è orribile. Ora voglio andare avanti, quindi di qua. Poi vabbè, li affronterò off camera. È perché devo muovermi, questo piano è veramente lungo. Allora, carta 2 che ho, come dire, ne ho davvero tantissime, davvero davvero tante di carte scrigno. Comunque, allora, questa che è? Etere 8, tanto devo anche aprire la stanza Moguri. Mio Dio, la vita. Testa di zucca 0. È maneggevole e ha tempi di recupero da fermacarta contenuti. Se mi ricordo, è meglio di eroica. Se mi ricordo. Datemi un attimo. Fermi tutti. Allora, recupero A. No, ok, è come... Dov'è eroica? Ok, no. È come eroica. Ora, purtroppo di statistiche fa veramente piangere. Ma è molto buona il recupero da fermacarta. Ho praticamente per il momento le carte zero migliori. Per il momento. Perché tempo di recupero da fermacarta contenuti. Quindi se mi usano una carta 1 su questa, io sto a posto, recupero prima. Stessa cosa di eroica. Quindi davvero sono veramente messo bene per il momento. Poi almeno posso farvi vedere Zantetsuken. Quindi vai così. 9 punti per il momento, no. Cavolo. E vabbè, vabbè, non importa. Allora, iniziamo a rompere questi cosi. Allora, cerchiamo, ripeto, di muoverci. Niente, qua. Punti Moguri. Ah, forza, ho bisogno di tanti punti Moguri, davvero, davvero tanti. Ok, forza. Adesso. Che carta è? Dono miracoloso. Ricarica le carte, resetta il contatore della ricarica, delle ricariche, e ripristina i punti vita di suore dei nemici. Carta invocazione doppia Jack. Questo ne parleremo. Bambi, bufera, carta oggetti. Allora, Bambi si vedrà molto più là. Comunque, vi presento un piccolo errore. Allora, se mi ricordo. Allora, dono miracoloso. Carta invocazione doppia Jack. Carta invocazione doppia Jack. Ora io voglio provare a vedere cosa succede se viene fuori o terrore o dono miracoloso. Perché ricarica le carte, resetta il contatore della ricarica, delle ricariche, e ripristina i punti vita di Sora. Praticamente, ora faccio un esempio. Avete un punto vita, anche tutti gli avversari hanno un punto vita. Avete solo 3 carte. Ora faccio esempio Bambi, bufera e carta oggetti. Avete solo queste 3 carte. Contatore di ricarica a 3. E i nemici hanno pochi punti vita. Voi prendete, usate questa combo, ricaricate le vostre carte. Risettate il contatore, quindi da 3 diventa 1. Riprendete tutte le carte che avete utilizzato. Però i nemici ricaricheranno i propri punti vita. Questa mossa non è per niente buona contro i boss. Pensate di mandare il boss a un punto vita e poi dovete rifarlo da capo. Pazzi, pazzi, pazzi. Comunque, a parte questo, sì, buona mossa, ma in cosa di, come dire, in una lotta di mischia può essere buona. Assolutamente no, però, contro i boss.
Ora, devo andare avanti, quindi direi apro questa e poi faccio tutto indietro. Quindi, vi faccio vedere la carta più bella del gioco. Però ovviamente devo vedere, allora, qui e poi qua. Allora, ve la faccio vedere perché è davvero bellissima. Vai! Vi presento rullo di tamburi. Spazio inerte. Questa carta è bellissima. Guardate a quanta velocità vengano gli Heartless. Vengano davvero lenti. Io adoro questa carta. È la carta secondo me più bella di tutto il gioco. È stata fatta veramente bene. A parte perché è lineare. Quindi, come dire, se volete andare in fretta e furia, basta solo prendere, schivare i nemici e andare a dritto. Non serve altro. Però davvero è stata fatta benissimo. È la carta più bella del gioco, secondo me. Non esiste carta mappa, secondo me, più bella. Ora, devo andare avanti, energia zero. Può essere utile, ma... Vabbè. Allora, rompili. Forza. Ok. Un altro risveglio magico. Oioi. Allora, attenti alla ghigliottina. Fa male. Dovete fare un colpo di grazia, se mi ricordo, per renderla immune la cosa. Cioè, mi sono fatto... Vabbè. Mi sono fatto toccare da un nemico in spazio inerte. Va bene. Allora, a parte questo, nient'altro. Questa è la mappa. Sì, questa è la mappa. Non c'è nient'altro da dire. XP a me. 162, tanta roba. Ora, direi di fare, ripeto, questa stanza, la prossima. E poi vado avanti velocemente ad aprire le stanze. Ok, perfetto. Dicevo, vado avanti velocemente aprendo le stanze. O meglio, la... come si chiama? La chiave del principio, poi la chiave della via. E poi vado avanti con la storia, arrivando dal boss. O meglio, arrivando dal boss e basta, perché vabbè. Ripeto, sto registrando dopo lo scorso episodio, dopo una pausa di tipo 5 secondi. Quindi davvero, come ho già detto, se mi sentite così, è per questo, insomma. Allora, che carta? Stop! Vieni qui, stop! Vieni qua, stop, ti adoro. 4. Perfetto! Per il momento sto ottenendo carte fantastiche. Davvero, davvero fantastiche. Ora. Ok. Non l'ho colpito, come mai non l'ho colpito? Vabbè. Ah, è vero. Me lo sono ricordato ora. Purtroppo... sono stupido, dovevo tenermela. Ora devo rifare la ricarica veloce. Prendere Jack assolutamente. Jack. Vabbè. Volevo farvi vedere coso. Non importa. Mio Dio quanto danno fai, Weeknight. Non mi hai mai fatto così tanto danno. Vai, dammi la tua carta. Assolutamente no. Grazie mille, Weeknight. Level up PC, ovviamente. Ah, sono quasi al 30. Vorrei essere al 35 massimo. Allora, proseguiamo aprendo un'altra stanza, direi. Ora, questa qui è troppo facile, perché gli Heartless hanno carte debolissime, davvero deboli. La loro carta standard ce l'hanno meno 2 e non possono andare sotto la carta 1. Quindi davvero, wow, diventano tutti degli Shadow. Direi di attivare cosa? Carta 5. Io aprirei questa. Ma sì, dai. Così almeno guadagno poche XP e poi dopo faccio un casino di roba. Tanto per poi finire il, se si può dire, la prima parte di video nei 30 minuti. Ok, carta... Maremma, quanta roba bella vedo ora. Allora, la cosa è qui. Così facendo facciamo robe. Adesso vai. E io ovviamente
Li devo sconfiggere pensando che ci sia il terzo, invece non c'è. Ah, mi era sembrato di vedere un terzo coso, ma vabbè. Ora, potrei forse attivare dopo terra di incontri? Vabbè. Allora, se ovviamente... Allora, vieni qua. Ti prego, Jack, esci. Jack, puoi uscire? Dimmi che è Jack. È Paperino. Oh mio Dio. Allora, cerchiamo di ottenere Jack. Forza. Jack, Paperino. No, Pippo. Ora sta a vedere, usciranno tutti tranne Jack. Jack, Paperino. Allora, datemi Jack, per favore. Voglio avere Jack. Scusate. Voglio avere Jack, dai. Forza. Dammi Jack. Niente. Allora, sì, fai la puzzetta, dai, forza. Oi, oi. Ah. Allora, siamo a 27 minuti. Se forse riesco a ottenere Jack... Ok, dammi così. Dov'è finito? È qua sopra? Dov'è finito? Oh mio Dio! Cioè, non può essere... Ok. Oh. Mamma mia! Allora. Dammi Jack, per favore. Oh, Jack, perfetto. Allora, invocazione, invocazione, Jack. Terrore. Qui sarà solo terrore, sembra. O è randomico. Sinceramente non ci ho mai provato a fare dono miracoloso. Però sembra essere randomico. Boh, che carta era? Sta... Ok, no. Forse era Jack, sta a vedere. Vabbè. Comunque, sembra sia randomico, boh, o forse è un errore di coso. Vabbè. Comunque, vabbè, lo so che sono pieno di carte. Adesso, devo andare di qua, poi di qua, e poi, quando avrò fatto questo, taglierò da 1, 2, 3, saranno tutte allenamento, e poi mi distruggerò le corde vocali. Anzi, cercherò di farmele riposare ora. Comunque... Andiamo avanti, o meglio, torniamo indietro. Forza. Perfetto. Adesso vai di qua. E ora, tanto perché sì, eccoci qua. Allora, 3, 4, carta. Quindi, carta 3. Carta 3, carta 3, carta 3, carta 3. Una carta qualsiasi. 3. Poi, carta 4. E... chiave. Permettete che vi presenti il dottor Finkelstein. È un genio di fama mondiale. Sì, forse fin troppo geniale. Temo di aver creato qualcosa di orribile. Di che si tratta, eh? Beh, vi siete mai fermati a riflettere sul potere dei veri ricordi? Dei veri ricordi? Vedi, caro ragazzo, i nostri cuori sono pieni di ricordi. Ma non tutti rispecchiano la verità. Il cuore non è un registratore. Anche i ricordi più importanti cambiano col tempo. Si distorcono o svaniscono, lasciandoci solo un'ombra di quello che speravamo di ricordare. Che sia quello che mi sta succedendo? Succede a tutti. Alcuni ricordi diventano brutti e altri bellissimi.
Se potessimo recuperare i nostri veri ricordi, il mondo sarebbe completamente diverso. Così ho inventato una pozione di non ti scordar di me, che fa tornare i veri ricordi. Ha funzionato? Beh, è questo il problema. Appena il dottore ha annusato la pozione, sono apparsi gli Heartless. Quindi l'esperimento è fallito, giusto? No, la mia ricerca è perfetta! Mi basterebbe un'altra occhiata alla pozione per capire cos'è andato storto. Sfortunatamente è sparita. Che qualcuno l'abbia rubata? Deve essere stata Sally. Jack, devi trovarla e riportarmi la pozione. Lascia fare a me. Posso venire anch'io? Perché? Voglio saperne di più dei veri ricordi di cui parla il dottore. Magnifico! Andiamo a cercare Sally allora. Perfetto, ora la stanza sconosciuta, tanto siamo a due passi letteralmente. 1, 2, 3, 4. Quindi qua, ora sinistra, non voglio incontrare Heartless, mio Dio. Ok, è strano che io abbia camminato a dritto senza toccare un Heartless che spawnava sotto i piedi. Vabbè. Allora, andiamo, ripeto, a dritto. Attenzione che questa fa danno, non scherzo. La ghigliottina fa danni, quindi attenti. Ora, andiamo qui. E forza, perfetto, eccoci qua. Ed è quanto bella è la collina. Comunque, 6, 7 carta. Adesso, carta 7 ce l'ho, una carta 6, carta 6... Sì, dai, questa posso usarla, non c'è problema, tanto posso farmare carte con questa. Ora, carta 7 e chiave della via! Eccoti qua, Sally. Sapevo di trovarti qui. Chi sono i tuoi amici, Jack? No, chi sono i tuoi amici? Sono interessati ai veri ricordi. Hai tu la pozione, vero? Beh, sì. Potresti restituircela? Immagino di sì, se insisti. Ma ho paura. È bastato che il dottore l'annusasse per far apparire gli Heartless. E se qualcuno la bevesse? Stai scherzando? Sarebbe emozionante! Sono preoccupata, Jack. Non c'è un altro modo? Che ne dici, Jack? Non saprei proprio. Io sì, invece! Dammela! Oh no, la pozione! Bau Bau, di nuovo tu! Jack, non essere scortese! Ti sto solo aiutando a far buon uso della pozione. Dovresti ringraziarmi. Bene bene, solo un'annusata e sono apparsi gli Heartless. Cosa succederebbe se la ingoiassi tutta? Sai che spavento! Povero Jack, non vali un calzino bucato del Bau Bau! È ora che la città di Halloween provi dolore e disperazione, peggiori di qualsiasi incubo! Dolore e disperazione? Bau Bau, sei un mostro! Forza Jack, inseguiamolo!